Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Abbiamo il nostro sindaco, l'abbiamo presentato prima. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ecco, grazie a voi dell'ospitalità e della possibilità che mi date ogni volta. Ecco, è qui il sindaco, chiaramente per gli auguri di queste feste che sono... Siamo già arrivati, insomma, oggi è la vigilia di Natale e poi tutto il resto. Chi volesse interagire con noi può farlo allo 0965 78 15 02. Allora, sindaco, come stiamo? Stiamo bene, pensiamo sempre a quelli che stanno peggio di noi. Si poteva stare meglio, ma nella vita bisogna sapersi accontentare. Questo è il mio modesto modo di pensare, lo dico sempre, lo dico ai ragazzi, lo dico a tutti. Dunque, sindaco, sono adesso di amministrazione comunale Giuseppe Meduri, 2 anni. Due anni e mezzo. Il terzo panettone, diciamo. Lo diciamo. qualcuno diceva che noi ci saremmo mangiati il primo. A qualcuno diciamo dispiace questo, però oggi dobbiamo invece io l'ho detto in poche soni, sono e mi sento il sindaco di tutti, anche se qualcuno non la vede così. Bisogna spingere tutti verso la stessa direzione, bisogna saper amare così come lo amo io il proprio paese. Dobbiamo essere buoni, comunque che è Natale, però poco fa mi è arrivata un'email di una nostra radioascoltatrice: non bisogna essere buoni solo nel giorno di Natale, ma tutto l'anno. Lei che ne pensa? Assolutamente sì, io ho detto qualche settimana fa che bisogna, ho ripetuto per l'ennesima volta, lo voglio ripetere ancora una volta, così con l'occasione che mi date voi lo sentiranno un po' nel mondo. Bisogna saper massimizzare i pochi momenti positivi che la vita ci riserva, perché quantunque essi siano sono sempre pochi, perché quelli tristi, quelli bui arrivano e sono imprevedibili, inevitabili, e là poi ci inchiodano, ci mettono con le spalle al muro e non possiamo fare niente. Quindi colgo l'occasione di dire a tutti quanti di distendere, saper perdonare, anche di saper dimenticare magari anche il torto subito, di saper chiedere scusa, perché è una cosa bella. Voglio dire a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, a tutto il mondo, che mi sento forte perché ho tanti amici e pochi nemici. Più amici ci si ha nella vita e più larghe sono le spalle, più protetto sei, più forte sei. È bello avere tanti amici. Io ringrazio tutti quanti, tutti coloro che mi sono vicini, che mi stanno vicini quotidianamente, e mi sento di chiedere scusa se in questi 2 anni e mezzo, anche prima, ho dispensato qualche rimprovero, qualche arrabbiatura di troppo. Certamente perché amo il mio paese, amo il paese di cui sono sindaco, amo l'area grecanica e la voglio vedere più ordinata, la voglio vedere crescere, la voglio vedere, diciamo, magari guardare dall'alto in basso un po' tutto il mondo. Fino ad oggi non è così, però bisogna saperci credere, bisogna saper sperare. Noi, è un dato che voglio dare, noi nel mese di ottobre abbiamo raggiunto il 58% con la differenziata, 50, già la media del 50, nel 53, 54, quant'è che sia, da aprile, da quando siamo partiti con la differenziata spinta porta a porta, è un ottimo risultato a cui noi non è che non speravamo, anzi credevamo e crediamo fermamente che si può crescere e si deve crescere, ma si cresce solo se tutti assieme spingiamo verso la stessa direzione. Lo dobbiamo fare. Oggi siamo a vigilia di Natale, mi sento di dire che Natale e Pasqua va passata in famiglia con i genitori.
godiamoceli questi genitori fino a quando il Signore ci rilascia, e pensiamo che a loro dobbiamo tutto, non dobbiamo soltanto il nostro essere, la nostra nascita, a loro dobbiamo tutto, perché, e lo dico da figlio e lo posso dire anche da genitore, si vive poi in funzione dei figli. E si dice pure, lo dicono tutti i nonni, che i nipoti si amano più dei figli, quindi la famiglia. Mi sento di dire che è assurdo, impensabile, inimmaginabile che ci siano dissapori tra famiglia, quindi in famiglia, quindi un invito dal profondo del cuore. Pensiamo veramente a vivere il Natale in pace e in serenità, poi tutto il resto. La felicità non ci sarà senza serenità e senza pace e senza salute. Sulla salute magari ci possiamo fare poco noi, ma sul nostro essere, sul rincorrere la tranquillità, la pace, sul lasciare da parte l'odio, il rancore, qua possiamo fare molto e dobbiamo fare molto. È questo che mi sento di chiedere a tutti quanti. E più amore, zero odio, zero rancore, più solidarietà, più amicizia, molto affetto e tanto tanto amore per la famiglia, che al primo posto lo metto in assoluto nella scala dei valori. Ecco, no, io stavo ascoltando in silenzio, perché noi lo diciamo spesso quando siamo qua in radio, che sia un Natale di pace, di serenità, di amore, di salute, e questo. E lo ripetiamo, anche la gente ce le scrive queste cose, però dette dal primo cittadino hanno un senso particolare. La gente che ascolta, insomma, queste parole dette dal nostro sindaco, cioè hanno qualcosa di più, come dire, entra sicuramente di più nella mente della gente, e quindi bisogna effettivamente lasciare da parte tutte le cattiverie e pensare, appunto, come diceva il sindaco, che la salute non ci si può far nulla, perché Dio che ce la conservi sempre, però nelle altre cose si può fare tanto. Assolutamente sì. Allora, io quindi... gli auguri li voglio fare in primis. Mi sento un pochettino in colpa perché sono stato assente ai ragazzi della Corrado Alvaro, hanno fatto il concerto di fine anno, io avrei messo da parte, avrei rinunciato a qualsiasi cosa pur di essere con loro, per l'affetto, per la stima, per il bene, perché gli voglio tanto bene a sti ragazzi, così come voglio bene a tutti i ragazzi, ma a loro in maniera particolare, per quello che mi trasmettono, per quanto vicini mi sono. Io vi chiedo scusa ragazzi, ma sapete che come padre, quando un figlio chiama, non c'è cosa al mondo che tiene. Io sono stato fuori, sono stato vicino a Rossella, che vi saluta. Come sta Rossella? E ci sta bene. Ci sta sentendo sicuramente, è tranquilla, si sta riprendendo. Diciamo, incidente di percorso che ci può stare, che purtroppo capita e non lo auguriamo a nessuno, ma lei testarda, lo supererà facilmente. È forte, è come il papà. Senta, sindaco, un altro pensiero va al nostro grande amico, ex vice sindaco Marcianò, per la moglie Antonella, che ha da dire questo momento particolare? Sì. Ci porta buone notizie? Sì, ha avuto un intervento abbastanza serio, però io sono estremamente fiducioso, l'intervento tecnicamente è andato benissimo, facciamo gli auguri di pronta guarigione ad Antonella e a Mimmo, e chiedo, così come Mimmo è una persona che prega tantissimo come tutta la famiglia, ho chiesto tante preghiere non solo per Antonella, ma per tutte le persone che non stanno bene, per tutte le persone che oggi soffrono, e sono tantissime, per le tante persone che purtroppo sono in lutto, e noi purtroppo la settimana scorsa abbiamo avuto un grave lutto, noi non voglio aggiungere altro,
tante preghiere per le persone che stanno in ospedale, che stanno male, che vivono momenti di disagio, che sono soli, che sono in difficoltà. L'unico modo è la preghiera e la fede in Dio. Sì, sicuramente. Forse abbiamo qualche telefonata in diretta, vediamo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sì. Sono Bruno. Ciao Bruno, buongiorno, buongiorno, auguri. Ti sta ascoltando il sindaco. Auguri anche da parte mia e tutta la mia famiglia, al sindaco e alla sua famiglia. Grazie Bruno, ricambio con affetto. Dimmi Bruno, volevi chiedere qualcosa? No, in particolare... Visto che ce l'abbiamo ogni tanto il sindaco. Parlare prima di genitori, purtroppo... Bruno, ti sei emozionato? È morta la mamma nel mese di ottobre, quindi per me è un Natale un po' diverso quest'anno. Beh certo, Bruno, si perde... Bruno, chi perde ride è pazzo. Purtroppo pensiamo, io dico sempre, che di mamma, di papà, di ce n'è uno, ce n'è uno solo. È innaturale invece vedere la morte di un figlio, di un giovane, perdonami se dico queste cose. Pensiamo a chi sta peggio di noi e facciamoci forza. Quando dico massimizziamo i momenti positivi, perché quelli negativi sono, arrivano imprevisti e imprevedibili, amiamo e godiamoci i genitori fin quando i nonni, fin quando il Signore ci rilascia, perché sono un patrimonio che magari si riuscirà ad apprezzare e a capire meglio quando forse è troppo tardi. No, indubbiamente. No, comunque colgo l'occasione anche io, insieme alla mia famiglia, di fare gli auguri anche a Mimmo Marcello. Grazie Mimmo, grazie, 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 moglie, grazie Bruno, ricambio io, posso dire che so in questo momento rappresento tranquillamente Mimmo, che ringrazio pubblicamente per la serietà, per l'affetto. Qualcuno minava e pensava che al momento della turnazione sarebbe saltato il banco. E non conosce Mimmo, non lo conosce bene e non conosce la serietà e lo spirito di sacrificio che ha Mimmo Marcenò e la sua famiglia intera. Bene Bruno, grazie, grazie a voi, buone feste, buone feste, grazie, grazie, grazie. Ecco, questa è la telefonata di Bruno. Se volete interagire con noi, fare qualche domanda al sindaco, la possiamo fare benissimo tramite il nostro numero di rete fissa, che è lo 0965 78 15 02. Noi questa mattina abbiamo lanciato questo messaggio. L'amministrazione comunale di Merito Borsello presenta questo Natale magico il 29 dicembre, sindaco. Sì, il 29 dicembre ci sarà una manifestazione organizzata dall'assessorato sport, turismo e spettacolo e da tutta l'amministrazione comunale sul corso Garibaldi, chiamata Natale Magico, con l'obiettivo di, diciamo, di poterci scambiare gli auguri tutti assieme, di poterci ritrovare in questo pezzo della nostra merito, in questo tratto di strada, chiamiamolo così, bello per noi, meno bello per qualcuno, illuminato o non illuminato, illuminato in maniera, diciamo, appropriata o non appropriata. L'obiettivo è quello di poterci vedere tutti assieme, di poterci ritrovare, di poterci abbracciare e passare una serata in serenità e in divertimento. Un attimo sindaco, abbiamo qualche telefonata in onda, qualche pronto? Ciao. Sì, ciao, buongiorno, il tuo nome? Giusi. Ciao Giusi. Ciao Giusi. Auguri. Ciao. Auguri. Grazie. Come, allora? Come siamo a medaglie? Il momento siamo in pausa. Siamo ferme per adesso, Giusi? C'è una gara adesso di scherma. Ecco. Con l'anno nuovo. E allora cosa vuoi dire? Pure cosa vuoi dire al sindaco e a quelli che ci stanno ascoltando? Pure se adesso il CONI mi ha dato una medaglia per il terzo posto ai campionati nazionali di scherma.
Bravissima. Grazie. Giusi, allora. Giusi verrà in radio, ecco, con l'anno nuovo, vero Giusi? Quindi sì, l'avevamo detto ieri, quindi da dire. Ecco. Allora Giusi, cosa vuoi dire? Dai, sei, hai la radio tutto a tua disposizione, il sindaco, vedi tu. Sì, lo so, a posto. Non ti preoccupare, non ti rimprovero. Mi chiedo solo, due domande ho da farti. Prego. Allora, l'assistenza a domicilio ti partirà? Giusi, no, abbiamo giusto martedì approvato in conferenza dei sindaci e lo so Giusi, purtroppo ci sono una serie di atti amministrativi che stentano a venire alla luce, però siamo veramente al capolinea, contiamo di partire nei primissimi giorni di gennaio. È stato approvato il modellino, io sono mancato un paio di giorni per ovvi motivi, c'è stato il vice sindaco che ha curato tutta la parte. Ti posso dire, per quanto riguarda il mondo delle politiche sociali, tutti i consigli comunali ormai hanno approvato le tre delibere che sono compongono tutto il corollario del mondo delle politiche sociali affinché si possa partire con tutti i servizi, non solo quello dell'assistenza domiciliare agli anziani o diversamente abili e quant'altro. Siamo stati in regione assieme all'assessore Crea, lei ci è andata da sola, ci miraguaglia quotidianamente su tutte le pratiche che vanno fatte, seguendo, credimi Giusi, Patrizia non ha bisogno di essere adulata o di essere... la conosciamo tutti, la conoscete tutti, è una persona capacissima, testarda, figuriamoci se magari trascurerà qualcosa per poi essere rimproverata, assolutamente no. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma tutti assieme, dico, su questo argomento almeno devo fare un plauso a tutti i sindaci e a tutti gli uffici che sono stati celeri. Forse ci manca solo la delibera del comune di Bova Marina, però anche senza questa competiamo e partiamo ugualmente. Però al più presto. Sì, Giusi, non lo dire a me, che raccolgo non solo la tua istanza, ma le istanze di tantissima gente che ha bisogno di assistenza, e guardiamo anche l'altro aspetto lavorativo, perché l'assistenza domiciliare porta anche lavoro poi alla fine. Appunto, non solo guardiamola nella duplice veste. L'altra domanda? Questa assistenza a domicilio è come sempre gli altri anni, nel senso solo nel comune di Melite possiamo fruire di questi ragazzi? No, c'è tutti i comuni dell'area grecanica, poi non lo so in che termini può essere, nel senso se tu magari la domanda, se ho colto bene il senso, è se magari tu puoi avere assistenza per uscire fuori dal comune di Melito. Credo di sì, però non vorrei sbagliarmi. Ma questo è un rapporto che poi si viene a creare tra chi presta l'assistenza. Adesso io faccio sport, però sono sempre regio. Giusi, lo approfondiamo. Se tu passi già, l'importante, credo che Patrizia sia più addentrata di me, ma in ogni caso basta semplicemente fare una telefonata va bene? Chiamerò. No, chiamiamo noi chi di competenza, ecco. Va bene, Giusi. Il problema acqua quest'anno. Acqua. Ma Giusi, il problema acqua non ci dovrebbe essere. Mettiamo il dito sulla piaga. E c'è stato è saltata qualche tubazione di troppo. Io ho visto le foto dell'ultimo guasto sul Corso Garibaldi. Il Corso Garibaldi non è stato fatto 30 anni fa, come dice qualcuno, in altri posti, lavori fatti da 30 anni quasi non ha giustificazione, come quello nella piazzetta dell'Immacolata, il tubo passa quasi al centro della piazza, quindi bisognava smantellare tutta la piazza, ci ha fatto un po' impazzire quel danno per due giorni con una grossa sofferenza. Sul Corso Garibaldi c'è un pozzetto,
un pozzetto lasciato, diciamo, completamente coperto con i sanpietrini a 60 centimetri. Magari qualche interrogativo, qualche dubbio ce lo dobbiamo far pervenire, capisci? Però bisogna fare di necessità virtù, andare avanti. L'acqua c'è e sufficiente. L'acqua c'è e ce n'è a sufficienza. Dai, per queste feste comunque sicuramente non ci saranno. Anzi, ti posso dire che noi credo abbiamo già chiuso per quando io l'ultimo dato risale a martedì sera, avevamo chiuso per 6 ore al giorno il pozzo di Brunella e stiamo per chiudere quello di Pallica completamente perché c'è troppa pressione, quindi significa che c'è molta acqua. Soddisfatta, Giusy? Grazie. Approfitto per fare gli auguri a tutti quanti di voi dell'amministrazione, a te in modo particolare. No. Al sindaco Paolo. Vanno condivisi. Su questo io ti ringrazio, okay, però preferisco che tu li faccia tutti allo stesso modo. Io sono uno di voi, uno come tanti voi. Grazie, Giusy. Ma tu sei. Vabbè, in questo momento l'onere e l'onore di rappresentare la città di Melito. Grazie, Giusy. Buone feste. Posso fare pure gli auguri a Mimmo, soprattutto perché sta attraversando appunto questo brutto periodo. Certo. Così come l'ho attraversato pure io nella mia famiglia. Va bene, Giusy. Un abbraccio, Giusy. Grazie, buone feste. Pure a voi. Ciao, grazie. Ti aspettiamo qua in radio. Ok. Ciao. Sindaco, per tornare un attimino, prego. A quello che avevamo pensato di fare per Natale. Ecco, le volevo fare. C'era il 20, c'è la serata del 29 e come amministrazione abbiamo subito dopo il grave lutto che ha colpito in maniera particolare la frazione Brunella. Annullare in toto l'evento del 30, il Natale degli emigranti. Non abbiamo ancora parlato come amministrazione, non ci siamo confrontati, abbiamo semplicemente convenuto sul rinvio, ma non abbiamo concordato la nuova data che probabilmente sarà ormai ad agosto. Tutto l'evento dell'inaugurazione della statua degli emigranti avevamo organizzato l'inaugurazione della statua con il taglio del nastro, una messa per gli emigranti, il concerto dei ragazzi della scuola media, le ninarelle con l'associazione Radice e poi un concerto finale con Cavallaro, ma verrà tutto rinviato in occasione dopo del vediamo, può darsi pure che verrà annullato, che verrà cambiato, non sappiamo in atto cosa faremo. Senta, sindaco, io la voglio un po' fare arrabbiare questa mattina, però non io personalmente. Una buona parte della città di Melito, i cittadini gradiscono il Natale magico sul corso, ecco, un'altra parte, forse una minima parte, non lo gradisce, sempre feste, festicini, festicciole, tutto il resto. Cosa da dire a questa parte? Allora, cioè, voglio dire, servono queste cose? Se fai perché fai, se non fai perché non fai, allora io dico che chi non fa non sbaglia. Magari o sbaglia di più di chi non fa. Vabbè, è chiaro che per quello che si è visto di positivo nelle precedenti edizioni, il Natale, la notte magica, il Natale magico, la notte bianca, chiamiamola, va fatta e verrà rifatta fino a quando ci sarà l'amministrazione Meduri e l'amministrazione Melito nel cuore. Su questo mi dispiace per chi la pensa diversamente, rispettiamo il pensiero di tutti. Però nel rispetto del pensiero gli altri devono rispettare quella che è stata la volontà popolare che ha, diciamo, decretato Meduri sindaco. Quindi fin quando ci sarà Meduri sindaco e quando ci sarà un assessore allo spettacolo, al turismo, che propone diciamo degli eventi che poi sono condivisi e approvati, ma andiamo avanti così.
Bene, ben vengano. Perché, quindi queste, perché non queste... è stato fatto sulla Tenente Minicucci, sul viale Rimembranze, e c'è anche da, da capire che purtroppo l'evoluzione dei tempi e degli eventi ha comportato anche a maggiore cautela, a una maggiore attenzione, a magari a limitare il, diciamo, lo spazio in cui viene fatta, dopo i fatti, no, di fatti purtroppo della, di Torino durante la finale di Champions persa dalla Juventus, ricordiamo, così facciamo contento Pippo. E, dico, perché lui gufava, era là a gufare, assolutamente. E, dobbiamo prevenire per evitare episodi spiacevoli. Quindi abbiamo noi fatto per tempo tutte le comunicazioni, questura, prefettura, abbiamo nei minimi dettagli curato tutto. Speriamo che sarà emessa una mia ordinanza dove ci sarà, lo diciamo, così ci si attrezzano e chi va a comprare non insiste, sarà fatto divieto assoluto di vendita di bevande e lattine in bottiglia, quindi vi prego di rispettare assolutamente questa ordinanza e cerchiamo di far sì che questa manifestazione del 29 e tutte le manifestazioni si possano svolgere nel migliore dei modi, in serenità, in allegria, e per raggiungere l'obiettivo che tutti noi e chi organizza una manifestazione si prefigge: massimo divertimento e zero rischi e zero problemi. Sindaco, volevo chiedere, questa è la curiosità di tante persone della città di Mieto. Dall'inizio della vostra amministrazione comunale, lei e tutta la sua squadra, c'è stato un momento di tranquillità, di pace nella gestione di questa città così difficile da governare? Che ne dice? Chiaramente, purtroppo, quando io dico che i momenti difficili ci sono, è chiaro, così come ci sono i momenti di tranquillità, di serenità, il momento in cui vai a capitalizzare quel minimo. Noi abbiamo ereditato una situazione che non ci fa stare tranquilli, nel senso che poi ci mettiamo pure di nostro, perché ci è capitato di tutto. Io non voglio diciamo rimarcare gli episodi e le circostanze negative, magari tenderei a massimizzare qualcosa di positivo. Il nostro lungomare, il nostro mare, che se ne dica, il nostro lungomare era come era ed è come è, non è stato recuperato diciamo al 100%, ma un minimo di dignità è stato dato, di decoro. Il campo sportivo l'abbiamo ereditato con una tribuna non a norma, l'abbiamo dovuto inibire, e invito tutti quanti a rispettare il divieto di diciamo di sedere in tribuna, mettiamolo così, lo faccio in maniera Comunque sembra sia in atto. Ci siamo. Nonostante i rinvii, le lungaggini amministrative, la buttiamo là, vanno aperte tre buste. Forse servirà il miracolo di Gesù Bambino, perdonatemi. Mi arrabbio quando dispenso qualche rimprovero, è perché. E alcune cose vorrei arrivare non domani, ma non oggi, ma da già ieri, e c'è la possibilità, però alla fine la guerra si fa con i soldati, e i soldati sono quelli che sono e i numeri sono quelli che sono. Ecco, è questo. Comunque un sindaco è un'amministrazione comunale tutta quanta, che vorrebbe vedere una città pulita, una città sistemata. Vabbè, scusami Pippo, ti devo correggere, vorremmo vedere una città pulita. No, intanto, pulita. Intanto la città, e questo non lo dico io, è un dato che diciamo è patrimonio di tutti. Basta soltanto vedere le chiamate che si facevano ai vigili del fuoco per spegnere vari incendi, e diciamo
la percentuale di differenziata che c'è oggi. E voglio ringraziare la città di Melito nella sua interezza, e chiedo una maggiore collaborazione, chiedo diciamo una maggiore vigilanza, e continuiamo a rimproverare chi va fuori dalle righe, continuiamo a rimproverare chi non ha ritirato i mastelli, continuiamo a essere più esigenti. Noi vogliamo quello che siamo, vogliamo una città pulita, una città ordinata, vogliamo crescere per dare un futuro migliore, un futuro più dignitoso, un futuro di speranza ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Questo è l'augurio non solo del sindaco e dell'amministrazione, ma di tutti quanti, perché effettivamente ce n'è bisogno. Senta, sindaco, siamo quasi al termine. Comunque, prima di lasciarla, le vorrei chiedere, ecco, questa altra carica importante. Il nostro sindaco, nella conferenza dei sindaci, 97 sindaci, 4 hanno avuto la carica al comitato dell'ASP. Ce ne vuole parlare un attimino? Sì, solo un flash. Praticamente abbiamo raggiunto un accordo per aree, i 4 rappresentanti sono stati uno per area, e praticamente siamo stati eletti io come sindaco di Melito, in rappresentanza dell'area grecanica, il sindaco Ciccone di Scilla, Salvatore Veriroti e il sindaco Grenci di Artore. Tirrenica, Ionica, area dello stretto e area grecanica. L'unico a non essere medico sono io. Saluto e ringrazio in maniera particolare tutti i comuni dell'area grecanica che hanno, ma era già un accordo nostro prima ancora che il rappresentante dell'area grecanica nell'ambito della conferenza dei sindaci per l'ASP sarebbe stato e sarà sempre il sindaco di Melito, al di là del fatto che oggi si chiami Meduri. Cioè, fanno segno. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Salve, sentite, io sto lavorando in un bar. Io ho 20 persone davanti al banco, non posso fare il caffè perché non c'è acqua. Come devo fare? Che zona è? Mi scusi. È Merito di Porto Salvo. La zona? La zona è vicino ai pressi dell'ospedale. A me sembra strano, non è giunta nessuna telefonata. Vediamo un attimino subito, nel giro di qualche paio di minuti, di vedere il perché. Ma non ci dovrebbe essere carenza di acqua oggi. Mi dispiace che ci... sono tanti giorni che è così, non è solo oggi. C'è pochissima acqua, non è che non c'è, c'è pochissima pressione di acqua. Non arriva l'acqua alla macchinetta e sta appena mi esce buono. Guardi, a me. E si brucia anche la pompa dell'acqua così a me. Si brucia la pompa dell'acqua della macchinetta. Io poi devo chiamare il tecnico. Guardi, e vedo un attimino di vedere, ma le notizie di stamattina e di ieri sera che al serbatoio la pressione. Ma non è solo oggi, sono già 4-5 giorni che è così. Guardi, mi tocca smentirla, mi tocca dire che purtroppo la troppa pressione sta facendo saltare. Mi devo passare i clienti del bar, scusate. No, assolutamente no, signora, però le dico. Bene, arrivederci. Vabbè, insomma, Dire onestà per onestà che purtroppo la troppa pressione sta facendo saltare e sta creando parecchi guasti in giro, quindi il tubo salta se c'è troppa pressione, il tubo non salta se non c'è pressione, non c'è acqua. In questi giorni comunque non abbiamo nemmeno noi ricevuto la mentele. Ma la signora, non lo so se ha fatto a me, al vice sindaco e ai tecnici comunali questa segnalazione non è arrivata, magari la verificheremo sicuramente. Poi se in una zona magari non parliamo e non diciamo, un bar forse dovrebbe avere delle accortezze diverse, appunto, comunque poi senza vena polemica alcuna, una cisterna ok, sarà comunque premura del sindaco informarsi per vedere questa carenza di acqua nei pressi dell'ospedale. Quindi sindaco, questo incarico che lei ha ricevuto, ecco, un incarico abbastanza importante. al di là dell'incarico è il problema è il diritto alla salute che devono avere tutti i cittadini.
Io che strettamente diciamo non è patrimonio di un del sindaco di Melito e non del sindaco di Rocuti, di Roccaforte o di dobbiamo io ho detto così come ho fatto quando sono stato eletto sindaco, ancora oggi nonostante la nomina chiedo l'aiuto di tutti i sindaci, chiedo l'aiuto di tutti i cittadini, di tutti gli operatori, di tutti i medici affinché l'ospedale di Melito possa al di là di quello che si dice in giro, possa ritornare a dare quei servizi essenziali che sono indispensabili per tutti, nessuno escluso. Abbiamo altra telefonata, pronto? Ciao Pippo. Sì. Allora siamo un gruppo di persone qua sul corso proprio e stiamo leggendo il manifesto del giorno 29 e tutti si stanno lamentando come mai non c'è scritto che sul corso da Ribaldi il manifesto. Ah. Come mai non è scritto sindaco? Che dobbiamo rimproverare il vice sindaco, chi è l'assessore? Vabbè, il Natale magico viene fatto sempre sul corso Garibaldi e magari prendiamola per una svista, ma non è, perdonateci per questo errore se lo diciamo che la manifestazione principale è stata fatta sempre sul corso, abbiamo anche fatto qualcosa nei pressi del mercato coperto sulla tenente Minicucci, sul viale delle Membranze. Quest'anno verrà fatto, l'ho anche spiegato poco prima, sul corso Garibaldi per ovvie ragioni e ovvi motivi. E comunque noi lo ripeteremo ancora come radio, va bene? Sì, Pippo, ti volevo dire un'altra cosa. Signora, vi faccio gli auguri di Buon Natale, lo diciamo, lo diremo da qua al 29 che la manifestazione viene fatta solo sul corso Garibaldi. Okay, perdonateci. Grazie, tanti auguri, grazie. Sì, grazie. Pippo, volevo dire un'altra problematica seria ma grossissima è quella del mondo dei trasporti. In questi giorni tentare di scendere a Reggio è venendo da fuori, da Roma, da Milano, è impraticabile. Al di là del fatto, io ho le 11:30 di sera, partendo dall'ospedale alle 3, quindi quasi quasi ci sarei arrivato tranquillamente in macchina con tutte le difficoltà del mondo e le difficoltà diciamo che si hanno. E oggi il cittadino di Reggio Calabria, non parlo di Melito ma della provincia di Reggio Calabria, per ritornare a Reggio non trova posto in aereo, non trova posto in treno, non trova posto in pullman e ditemi come devo fare per scendere a Reggio. Non è corretto che sia così. Io inizio anno mi farò promotore e chiederò al ministro dei trasporti, a quello attuale, al prossimo, al presidente della regione affinché, non capisco perché, sì, Catania è più grande come aeroporto, però su Catania ci sono due voli da Roma a distanza di un quarto d'ora. Dobbiamo pretendere che l'aeroporto di Reggio Calabria abbia più attenzione, abbia maggiori collegamenti, che la linea ferrata garantisca almeno nei giorni cruciali a ridosso del Natale, a ridosso delle festività estive, a ridosso della Pasqua, garantisca in maniera sufficiente la domanda che viene fatta, che l'offerta sia non totalmente soddisfatta ma almeno per la gran parte, perché non è giusto che sia così. E pensiamo a chi fa i viaggi della speranza, non solo quelli perché andare a Roma una volta a settimana, come è successo al nostro ex vice sindaco, oggi assessore, all'amico Mimmo, e ci domandavamo e ci chiedevamo assieme, siamo stati assieme a Roma, ma chi non ha soldi, chi non ha l'apporto della famiglia, e come fa a curarsi, come fa e cosa fa? A queste domande noi è un disagio, veramente. Dobbiamo dare o tentare almeno di dare una risposta, o quantomeno abbiamo l'obbligo di porre l'interrogativo e far arrossire un po' chi poi deve decidere.
È veramente difficile, sindaco. Io l'ascolto con, in silenzio, con molta, ma i problemi sono tanti. Molti vorrebbero che le cose cambiassero così da un momento all'altro, ma non è facile. L'unico mondo dove non ci sono problemi è quello del calcio. Praticamente mi dicevi che praticamente l'obiettivo vostro è il quarto posto, sì. Lo potete raggiungere come Inter. Vabbè, siamo al terzo adesso, quindi girava. Non sono abituati alle alte temperature. No, certo, sicuramente. Siamo stati lì una settimana. Il tempo di rigiocare poi l'altra partita, siamo scesi completamente. Almeno scherziamo un po'. Questo per farci stare bene. Dai, sì, calcio. Allora, rinnoviamo gli auguri a tutti. Che sì, siamo alla fine. Sindaco. Niente, se vuole dire aggiungere qualche altra cosa. L'unica cosa, voglio fare gli auguri al nostro capitano dei carabinieri, al capitano della compagnia della finanza di merito, al comandante della stazione dei carabinieri, a quelli della forestale, un po' ai vigili del fuoco, al mondo delle forze dell'ordine in genere, e per il loro tramite a tutte le loro famiglie. Poi un augurio particolare, l'ho già detto, a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, a tutti i bambini della nostra merito in particolare, ma a tutti quelli che ci sentono e a tutti quelli del mondo intero. E con un messaggio particolare, ragazzi, studiate e pensate anche che la cultura è anche saper vivere la vita, saper apprezzare quello che si ha, saper accettare i rimproveri dei genitori, saper fare sacrifici, così magari quello che avrete, e vi auguro di avere tutto quello che il vostro cuore desidera, avrà un sapore un po' particolare, perché anche diciamo macchiato, sporcato dal vostro sudore, e apprezzate quello che avete in termini di famiglia, quindi papà, mamma, nonni, zii, cugini sono un patrimonio da difendere a denti stretti, sapetelo tenere caro fino a quando il Signore, vi auguro che il Signore ve lo lasci in eterno, fino a quando il Signore ve lo lascia e ce lo lascia. Io personalmente, e lo voglio ripetere fino alla nausea, tutto quello che ho, tutto quello che sono, lo devo a papà, mamma e a famiglia. Con queste parole il sindaco Giuseppe Meduri della città di Merito ci lascia, augurando anche a lui un felice Natale, buone feste sindaco a lei e a tutta la sua famiglia. E speriamo che l'anno che arrivi sia un anno migliore, un anno diverso, un anno buono per tutti. La speranza è l'ultima a morire, e noi questa speranza non la dobbiamo soltanto accendere, ma la dobbiamo coltivare e ci dobbiamo credere, spingendo tutti assieme verso l'obiettivo comune, che è quello della crescita e del benessere collettivo. Grazie, buone feste a tutti, tanta pace, tanta serenità, il resto verrà da sé. Grazie, buone grazie feste, e tanti saluti. Buone feste al sindaco. Appuntamento, ricordiamo, il 29 dicembre sul Corso Garibaldi per questo Natale magico organizzato dall'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo. Buona fortuna, Benji, prego. Corro a vedere l'acqua. Ecco il sindaco, adesso, tranquilla signora del bar, perché il sindaco non metterà il piede fuori perché già al telefono direi. No, andrò direttamente al serbatoio, quindi so già come muovermi, mi farò raggiungere da qualcuno che visionerò personalmente il serbatoio, perché è giusto che sia così anche. Oggi è un momento di ferie, un momento in cui magari qualche momento in più il sindaco a queste cose lo può dedicare. Il sindaco non riposa mai, lavora sempre, anche in questo periodo di feste, quindi buon lavoro sindaco e buone feste. Grazie a tutti, grazie a voi, e un augurio particolare lo facciamo a Bruno Taverna e a tutto lo staff per la disponibilità, per l'affetto, per la vicinanza all'amministrazione. Non mi vergogno di dirlo, io anche se loro dicono che non serve, sento di essere a casa mia. Grazie per l'affetto. Benvenuto, e grazie sindaco. A tutti. Grazie, buona fortuna, Benji e Fede, eccola qua.